prima volta i pesaresi hanno varcato le porte della residenza del suo cittadino adottivo più illustre. Merito delle giornate Fai d'autunno che in questo weekend hanno svelato anche le stanze di Villa Giulia, che dal 1975 fu la residenza di Luciano Pavarotti incastonata fra Baia Flaminia e San Bartolo. A solleticare la curiosità dei tanti visitatori è stata poi una guida d'eccezione come Giuliana Pavarotti, figlia terzogenita del maestro, che ha mostrato spazi e narrato aneddoti di quella casa amatissima da Pavarotti, dal quale traeva ispirazione porgendo il suo sguardo sull'Adriatico. Allora, mio padre ha scelto di comprare casa a Pesaro e di passare la maggior parte del tempo libero in questa casa, in questa città, perché è la città dove fin da piccolino veniva in vacanza con la nonna, con le zie e con la mamma, e riteneva fosse il posto più bello del mondo, il mare più bello del mondo, con una dimensione vivibile, e quindi non ha mai smesso di passare le vacanze estive quando il lavoro glielo permetteva, e fortunatamente spesso in questa casa. Villa Giulia è stato il buon ritiro di Pavarotti, un luogo che ha ospitato alcuni grandissimi ospiti della musica internazionale, ma anche un laboratorio di preparazione al palcoscenico, nonché fonte di tante ispirazioni. Durante le giornate Fai d'autunno la narrazione della villa è stata impreziosita anche dal contributo di Stefano Gottin, presidente della Wunderkammer Orchestra, nonché amico della famiglia Pavarotti dal 1974. Ho avuto l'onore e lo straordinario piacere di assistere a numerose preparazioni di titoli che poi sono andati nella discografia che ha avuto una diffusione a livello mondiale, e ho anche assistito alla preparazione di diversi debutti di nuovi ruoli appunto da parte di Luciano Pavarotti. Certamente quando si trova, conviene qui molta gente, molte persone, si ha proprio la sensazione, a maggior ragione, che Luciano Pavarotti sia ancora con noi, perché Luciano Pavarotti amava circondarsi di molte persone. Io ricordo che fatto proprio straordinario che un uomo di tale fama tenesse aperti entrambi i cancelli di accesso alla villa, così che chiunque poteva arrivare, vederlo, parlargli, gli veniva sempre offerto qualche cosa da bere, qualche cosa da mangiare. Insomma, è stata una stagione eccezionale che, per quanto noi ci possiamo ingegnare di ripercorrere, ci è impossibile. Certamente me la godo più io che ho visto Luciano Pavarotti qui per anni e anni, quindi continuo a rivederlo. Chi non ha avuto questa opportunità lo può immaginare, però certamente a me riesce più facile. Ecco. Per me Luciano e tutta la sua famiglia hanno letteralmente cambiato la mia vita.